Grande partecipazione di pubblico per il comizio barcellonese del candidato presidente della regione siciliana Claudio Fava. Nella classica location di Piazza San Sebastiano, Fava ha parlato dei temi caldi di questa campagna elettorale che sfocerà nel voto di domenica prossima. Ha parlato del riflesso che le elezioni regionali siciliane avranno anche a livello nazionale e si è concentrato in particolare sul tema dell'onestà. Mi rendo conto che forse la parola onestà comincia ad essere una parola un po' bugiarda. È una parola che dice, ammicca, tace, è un po' reticente, un po' opaca. Preferisco la parola verità. I nomi dei nostri assessori non sono il segreto di fatti, ma non sono l'occasione di una trattativa estenuante con le forze politiche, con i partiti. Guardate che anche i Centopassi raccolgono, si rivolgono a tutti i siciliani, tutti, tutti, anche quelli che hanno il cuore a destra. Accanto a lui la candidata all'ARS Raffaella Campo, la consigliera ed ex assessore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ha voluto evidenziare l'attenzione che bisogna riservare alle fasce più deboli della popolazione. Oggi siamo di fronte ad un aumento della povertà relativa e della povertà assoluta. Anche nel nostro comune noi vediamo come i servizi sociali siano ridotti all'osso e non riescano ad offrire il minimo alle fasce deboli. Quindi credo che un impegno forte debba essere preso in questa direzione, un impegno forte che deve far approvare in Sicilia il REI, cioè il reddito di inclusione attiva, e che debba attivare anche altre proposte. Claudio Fava si è già espresso, ha detto che una delle prime azioni che farà una volta arrivato alla presidenza sarà quello di approvare quello che è il disegno di legge contro la povertà in Sicilia.